Questa di oggi non è che è soltanto la prosecuzione della vertenza che abbiamo aperto verso metà gennaio e intendiamo andare avanti. Probabilmente non ci fermeremo qui se non arriveranno risposte concrete alle problematiche che abbiamo posto. Le problematiche che abbiamo posto credo che ormai, penso e spero che la cittadinanza le conosca, i mass media le conoscano, che sono quelle dei turni, sono quelle degli straordinari, sono quelle delle pronte disponibilità, sono quelle dei carichi di lavoro e sono principalmente quelle della qualità dell'assistenza che noi, se andiamo avanti di questo passo, rischiamo di veder diminuita, e questo noi non lo vogliamo, assolutamente, assolutamente no. Pretendiamo attenzione, le istituzioni ci sembra che incominciano a recepire l'appello che noi stiamo facendo da diversi mesi. Il sindaco ieri ha fatto un comunicato stampa e di questo ne siamo contenti. Questa è un'avvertenza cittadina, non è solo un'avvertenza ospedaliera. L'obiettivo principale è quello di garantire l'assistenza e un'assistenza di qualità a questa comunità ternana che credo se lo meriti. Lavoratore dell'azienda ospedaliera di Terni da pochi anni, insomma, ho 40 anni di servizio, quindi un po' di vicissitudini, un po' di questioni dell'azienda, della mia esperienza lavorativa e sindacale un po' l'ho vissuta.